Al pieno di amore e di gloria.
Thank you.
Siamo in mio.
dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Per quanto riguarda la sua morte, egli morì al peccato una volta per tutte. Ora invece per il fatto che egli vive, vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù.
morto a causa dei nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione. Salva il tuo popolo, Signore, per la tua risurrezione. Cristo, che risorgendo dai morti ci hai ridonato la speranza nella vita immortale, guidaci in questo giorno con la forza del tuo Spirito. Tu che regni glorioso nell'assemblea degli angeli e dei santi, rendici adoratori del Padre in spirito e verità. Mostra la tua misericordia al popolo che proclama la tua risurrezione. Liberaci oggi e sempre dalle insidie del male. Cristo, Re dei secoli, quando verrai nella gloria, riunisci i tuoi fedeli nella gioia senza fine. Affidiamo al Padre questa giornata e tutti gli anelli di pace che portiamo nel cuore insieme a tutta l'umanità. Preghiamo con le parole che Gesù ci ha lasciato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che nella liturgia pasquale ci dai la gioia di rivivere ogni anno la risurrezione del Signore, fa che l'esultanza di questi giorni raggiunga la sua pienezza nella Pasqua del Cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, Signore della vita e della pace, Padre di tutti, tu hai progetti di pace e non di afflizione. Condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù ad annunciare la pace ai vicini e ai lontani, a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe in una sola famiglia. Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accorata di tutta l'umanità. Mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza, minaccia per le tue creature in cielo, in terra e in mare. In comunione con Maria, la Madre di Gesù, ancora ti supplichiamo. Parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli. Ferma la logica della ritorsione e della vendetta. Suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove. Gesti generosi e onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa, più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. Concedi al nostro tempo giorni di pace, mai più la guerra. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.